Mentre aspettiamo che Maria Nicolina Papa, Mariolina, si posizioni al computer, Mariolina ci parlerà di utilizzo dei dati di tipo SAR per il monitoraggio dei corsi d'acqua. E, come vedete, stanno distribuendo i questionari di valutazione, e ve li lasciamo e ce li restituite poi a fine mattinata alla segreteria. Sono truccati, certo, se no scusa. Mariolina. Buongiorno, grazie Laura. Purtroppo non vi presento un intervento di riqualificazione fluviale, mi piacerebbe moltissimo, me lo auguro per una delle prossime edizioni, chi lo sa, fra N anni, magari un intervento in provincia di Salerno. Io lavoro all'Università di Salerno, mi occupo nelle mie attività di ricerca anche di monitoraggio dei corsi d'acqua da satellite e sono contenta di essere qui, mi fa piacere raccontarvi, diciamo, questa esperienza, perché spero che possa essere utile nel migliorare, diciamo, la nostra capacità di osservare i corsi d'acqua e quindi di comprenderli. Si tratta di un sistema di monitoraggio da satellite che utilizza la tecnica SAR, che vuol dire Synthetic Aperture Radar, quindi un sensore di tipo attivo che emette un segnale elettromagnetico. Questo segnale investe l'oggetto, quindi la superficie terrestre, che restituisce un segnale retrodiffuso che chiamiamo backscatter. Le caratteristiche del backscatter sono determinate dalle caratteristiche della superficie target, quindi le caratteristiche, le proprietà dielettriche e in particolare anche la rugosità della superficie. Questo è il motivo per cui, se vedete nell'immagine SAR, che qui vi riporto come esempio, il fiume, la parte coperta dall'acqua, lo specchio d'acqua, si vede come una parte molto scura, quasi nera, perché l'acqua, quando non è la superficie è liscia, quindi non ci sono delle perturbazioni della superficie, riflette il segnale incidente in modo speculare e quindi il backscatter è molto basso. Viceversa, le barre di sedimento le vediamo come delle superfici molto luminose, molto chiare, perché appunto hanno una forte rugosità e quindi restituiscono un backscatter molto più intenso. Sulla base di questo proviamo quindi a osservare i nostri corsi d'acqua. E la prima domanda che ci poniamo è: perché utilizzare il SAR? Noi ovviamente siamo abituati ed è per noi immediato interpretare un'immagine che sia nello spettro del visibile, come una fotografia. In una foto capiamo subito dove c'è una barra, dove c'è il canale bagnato e così via. Il vantaggio del, diciamo, il SAR quindi presenta uno svantaggio, che è quello di richiedere un'interpretazione più complicata, però d'altro canto ha dei vantaggi. Sicuramente quello più rilevante nel caso dei corsi d'acqua è il fatto di riuscire ad attraversare le coperture nuvolose, perché chiaramente se vogliamo osservare un corso d'acqua ad esempio in condizioni di piena è molto probabile che ci siano delle nuvole e quindi l'immagine satellitare nell'ottico ci restituisce soltanto la nuvola e non riusciamo a vedere il corso d'acqua. Altri aspetti in realtà sono, diciamo, simili ad altri tipi di sensori da satellite, ovviamente la copertura a scala globale, la risoluzione spaziale è abbastanza elevata, abbiamo a disposizione ad esempio i dati dell'Agenzia Spaziale Italiana con una risoluzione fino a 1 metro e invece i dati della European Space Agency danno dei pixel che hanno una dimensione di 5x20 metri. E il tempo di revisit è molto breve, diciamo in media una settimana, ma può essere anche più breve, e abbiamo a disposizione i dati di archivio, quindi possiamo andare a indagare indietro nel tempo cosa è successo. Per quanto riguarda il dato dell'Agenzia Spaziale Italiana possiamo partire dal 2007 e per quanto riguarda quello dell'European Space Agency partiamo dal 2015. Nel mio caso, nel caso che vi presento oggi, ho utilizzato delle immagini dell'Agenzia Spaziale Italiana, 100 immagini che sono state fornite in forma gratuita. L'ASI ha una policy, una open call, che fornisce queste 100 immagini in forma gratuita a scopo di ricerca. Questo non deve spaventare, perché chi vuole utilizzarlo per altri scopi si può avvalere invece della missione dell'ESA, della European Space Agency, la missione Sentinel-1,
che fornisce dati di tipo SAR con un accesso completamente libero, basta loggarsi sul loro sito. La risoluzione però è un po' più scarsa, appunto. Io ho lavorato con una risoluzione spaziale di 3 metri, il dato di Sentinel-1 è di, come vi dicevo, 5x20 metri. Questo che cosa vuol dire? Questo influisce sulla dimensione dell'oggetto che noi possiamo indagare. Con l'immagine a 3 metri io sono riuscita a vedere canali bagnati fino a 10 metri di larghezza. Abbiamo visto in un'altra applicazione che con Sentinel-1 non riusciamo a vedere un canale bagnato che abbia una dimensione inferiore ai 20 metri, che è comunque confrontabile con quello che si riesce a vedere attualmente con l'AMSAT, che avendo una risoluzione 30x30 metri comunque non ci consente di osservare corsi d'acqua che abbiano larghezza inferiore ai 30 metri. Quello che abbiamo cercato di fare è di estrarre da queste immagini tipo SAR la delimitazione di alcune unità che ci possono interessare, ad esempio il canale attivo, il canale bagnato e le barre non vegetate. E la cosa interessante ovviamente è che questo lo possiamo osservare nel tempo con una risoluzione temporale di una settimana, cioè noi possiamo vedere ogni settimana che succede e quindi anche a ridosso delle piene, a ridosso di eventi che ci interessano. Ad esempio subito dopo un intervento di riqualificazione fluviale possiamo intensificare il monitoraggio e vedere che succede nelle immediate o periodo successivo. Chiaramente, come vi dicevo, il dato è un po' più complesso da elaborare, richiede uno sforzo in più rispetto all'immagine ottica che è immediatamente disponibile, c'è un pre-processing multitemporale, richiede di lavorare su un certo numero di immagini, a questo poi si segue una parte di estrazione delle informazioni delle unità specifiche e in particolare io ho utilizzato per i canali attivi soltanto un procedimento manuale, per le barre di sedimenti sia un procedimento manuale che uno automatico e per le canale bagnato un procedimento manuale, uno automatico e uno semi-automatico con un filtro soglia e un successivo filtro tipo morfologico. Il caso studio è il fiume Orco, che è stato già nominato oggi, un affluente del Po, ha una larghezza media nel tratto studiato fra gli 80 e i 100 metri. Questa la saltiamo per motivi di tempo. Alla prima cosa che abbiamo cercato di fare è di capire se quello che noi vediamo corrisponde alla realtà delle cose. Quindi abbiamo acquisito un'immagine SAR e nello stesso giorno dell'acquisizione abbiamo fatto un rilievo su campo in cui siamo andati a monitorare, a rilevare alcune sezioni del corso d'acqua e andare a vedere che cosa succede. Vi mostro qui soltanto un esempio. Questa è una sezione che è stata rilevata. Vedete i puntini verdi sono quello che con un procedimento automatico viene restituito come acqua. In realtà la larghezza dell'acqua in questo caso era l'intero segmento rosso. E altri risultati come questo ci hanno fatto capire che in alcuni casi noi perdiamo l'informazione, cioè non riusciamo a vedere bene l'acqua. La vediamo bene in questa situazione, la superficie è liscia, quindi il backscatter è molto basso, la perdiamo in questa situazione qui, dove abbiamo un tirante molto basso, sotto i 10 metri, oppure abbiamo una bassa sommergenza con emersione del sedimento più grossolano del fondo o abbiamo la presenza di perturbazioni della superficie libera legate alla presenza di turbolenza, alle confluenze, anche ancora una volta alla bassa sommergenza. Come vi dicevo, possiamo vedere la larghezza di un corso d'acqua, cioè possiamo osservare questi canali bagnati fin quando la larghezza è circa 2-3 volte la risoluzione e quindi nel nostro caso restiamo sotto, non possiamo andare sotto i 9 metri di larghezza. Queste sono però situazioni che poi rimangono limitate all'interno del corso d'acqua, quindi abbiamo cercato di vedere complessivamente, ad esempio su un tratto di qualche chilometro, qual è l'accuratezza, la sensitività della nostra estrazione. Per fare questo abbiamo preso un'ortofoto acquisita solo 10 giorni prima rispetto all'acquisizione SAR, abbiamo utilizzato l'ortofoto come verità a terra e abbiamo confrontato le nostre previsioni, quindi abbiamo potuto su base raster, quindi pixel per pixel, calcolare l'accuratezza, la sensitività e così via. Vi faccio vedere alcuni risultati. Vi posso dire in generale che le estrazioni di tipo manuale vanno sempre molto bene. In questo caso il canale attivo ha un'accuratezza del 98%, quindi è del tutto comparabile con quella che otteniamo da Google Earth, qualsiasi altro tipo di estrazione. Le barre non vegetate non funzionano molto bene, l'accuratezza si abbassa all'88%, in più la sensitività cala perché abbiamo molti falsi negativi, cioè ci sono delle situazioni in cui c'è la barra di sedimento ma noi non riusciamo a identificarla. Per quanto riguarda i canali bagnati abbiamo approfondito un po' di più perché appunto abbiamo confrontato diverse tecniche.
L'estrazione manuale continua a funzionare bene con un'accuratezza del 97%, ma le cose peggiorano nelle estrazioni automatiche e semiautomatiche perché, come vi dicevo, vedete questo dall'immagine, gli azzurri più chiari sono l'estrazione automatica, mentre il blu più scuro è quella manuale. Quindi nell'estrazione automatica ci perdiamo quei pezzettini che vi dicevo, in cui a causa della rugosità della superficie, della turbolenza e così via, purtroppo il segnale diventa un pochettino più forte, il backscatter, e quindi non riusciamo più a identificare con sicurezza che quella sia acqua. E quindi la maschera del canale bagnato risulta così un po' discontinua. Ci sono. Adesso in 2 minuti vi dico, nonostante diciamo questi problemi, sicuramente con le estrazioni di tipo manuale possiamo già incominciare a vedere come utilizzare queste informazioni. Vi faccio vedere qualche esempio. Questo è un primo esempio che abbiamo provato a vedere, la mobilità dei canali bagnati, quindi adesso ci concentriamo sul canale bagnato. Vediamo in verde i pixel che sono coperti d'acqua in 2 acquisizioni avvenute in tempi successivi, in giallo quelli che hanno acqua soltanto nella prima acquisizione e in azzurro quelli che hanno acqua solo nella seconda. Quindi contando il numero dei pixel gialli e quelli azzurri possiamo stimare una sorta di indice di mobilità. Quest'indice di mobilità lo mettiamo in relazione con le portate, le portate che sono avvenute nell'intervallo nel quale abbiamo stimato l'indice. Vado un po' velocemente, scusatemi, la considerazione generale che possiamo fare è che le portate spiegano in parte l'indice di mobilità, si vede anche da questi grafici, qui abbiamo l'indice di mobilità con la massima portata o col volume totale di runoff, ma non lo spiegano completamente, il che vuol dire, cioè in fondo ci dice una cosa che già sapevamo, che non è soltanto la portata in termini di quantità di deflusso o di portata massima nell'intervallo che determina la mobilità, ma anche la storia pregressa, la vegetazione, altri fattori che vanno presi in considerazione. Ultimo esempio che vi faccio vedere, questa è una osservazione sui canali attivi, sull'alveo attivo. In arancione vediamo l'osservazione fatta da Ortofoto, quindi dal 2007 ad oggi diciamo abbiamo 4 immagini disponibili, con il SAR ne abbiamo molte di più. Cosa vediamo? Che il trend è lo stesso, cioè in questo caso c'è un allargamento del canale attivo, però con il SAR riusciamo a vedere che dopo le piene più importanti c'è un incremento improvviso che poi si riduce, quindi l'andamento non è lineare ma è a salti. Quindi conclusioni che possiamo trarre. Ecco, questo è il mio tempo anche scaduto. Le conclusioni sono queste: sicuramente dobbiamo lavorare ancora per l'estrazione automatica perché va migliorata ed è importante, perché quando vogliamo osservare ogni settimana, quindi vogliamo, che ne so, elaborare 100 o 200 immagini, doverlo farle a mano è veramente impossibile, cioè non avere una possibilità di estrazione automatica vuol dire limitare le possibilità di applicazione di questo strumento, quindi è una cosa su cui si deve lavorare. Quello che però possiamo dire è che comunque queste osservazioni così frequenti ci consentono di investigare la dinamica del fiume a una scala temporale e spaziale che forse non era possibile precedentemente, perché chiaramente doverlo fare da terra avrebbe dei costi e un impegno eccessivamente gravoso che lo rende impossibile. Grazie. Grazie a te. Anche qui c'è tempo per una domanda. Una materia ancora un po' ostica. Mi rendo conto, grazie. Grazie. Ah, eccola. Vabbè, la facciamo dopo. Pronto? Grazie innanzitutto per la presentazione. Volevo sapere, la vegetazione riparia, so che con questi strumenti dà più fastidio che altro, però so che anche sono strumenti fondamentali per il futuro, per poterla monitorare, controllare. Cosa stiamo facendo? Che futuro abbiamo da questo punto di vista? Allora, la vegetazione riparia con il SAR è molto interessante. Diciamo, è vero che in certi casi dà un disturbo, cioè ombreggia, quindi noi vediamo il cima della vegetazione e non vediamo sotto, ma questo comunque riguarda quei corsi d'acqua molto piccoli che comunque difficilmente potremmo monitorare da satellite, perché no, quando si forma la cupola di vegetazione di solito non siamo su un alveo di 80 metri o... qua 30 metri e così via. Invece per quanto riguarda la dinamica della vegetazione è molto interessante, perché ci sono delle tecniche di change detection che noi abbiamo utilizzato in altri contesti nel SEL, ad esempio, che ci permettono di valutare la vegetazione, intanto identificarla per il fatto che cambia nel tempo, quindi un change detection, il fatto che il segnale cambi nel tempo ci dice che quella
ci può dare il marchio che quella è vegetazione, quindi la possiamo riconoscere, ma possiamo anche valutarne l'accrescimento, il che penso che possa avere anche questo degli interessi, diciamo, possa essere interessante. Grazie, non c'è tempo per altre domande, grazie Mariolina. Grazie Daniele.